Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Esiste una probabilità del 100% che un asteroide colpirà la Terra se non agiamo ora, avverte un esperto. Il professor Greg Leonard, specialista in asteroidi all'Università di Otago, ha lanciato l'avvertimento apocalittico in un nuovo libro, ma ne parliamo dopo la sigla. L'idea di un asteroide che si schianta sulla Terra potrebbe sembrare la trama dell'ultimo successo di fantascienza, ma c'è una probabilità del 100% che accada se non agiamo ora, ha avvertito un esperto. Il professor Greg Leonard, uno specialista in asteroidi all'Università di Otago, ha lanciato l'avvertimento apocalittico in un suo nuovo libro. Parlando con lo scrittore scientifico Brian Walsh per il suo nuovo libro End Time, una breve guida alla fine del mondo, Leonard ha avvertito che l'umanità deve fare qualcosa ora per impedire a un asteroide di schiantarsi sulla Terra. Ha detto: se non facciamo nulla, prima o poi c'è una probabilità al 100% che qualcosa accada. Nonostante gli avvertimenti di Leonard, la NASA afferma che attualmente non ci sono asteroidi o meteoriti in rotta di collisione con la Terra. La NASA ha dichiarato: la NASA non conosce asteroidi o comete attualmente in rotta di collisione con la Terra, quindi la probabilità di una grande collisione è piuttosto ridotta. In effetti, per quanto possiamo dire, nessun oggetto di grandi dimensioni è in grado di colpire la Terra in qualsiasi momento nei prossimi centinaia di anni. La NASA ha aggiunto che per poter calcolare meglio le statistiche, gli astronomi devono rilevare il maggior numero possibile di oggetti vicino alla Terra. Ma a queste dichiarazioni della NASA bisogna aggiungere che recentemente l'Agenzia Spaziale Americana ha rivelato un asteroide quasi della dimensione di una balena chiamata 2019 Ra, che si sta dirigendo verso la Terra con una velocità di 3,5 miglia al secondo. Secondo i recenti rapporti, un altro asteroide noto come 2019 Mo è esploso dopo aver colpito l'atmosfera terrestre sopra i Caraibi alcuni giorni fa, che ha lasciato la NASA sbalordita perché non sapeva che si stava ridirigendo verso il nostro pianeta. Ma ora l'Agenzia Spaziale ha la conferma del nuovo asteroide in arrivo, che passerà dalla Terra ad una distanza minacciosa di 44.000 miglia di distanza. Recentemente la NASA ha dichiarato di aver finora trovato e monitorato 800.000 asteroidi terrestri, che sono larghi almeno 140 metri. Va detto inoltre che più di 700.000 asteroidi sono stati individuati nello spazio e, secondo gli esperti, almeno 5 di questi asteroidi si trasformeranno in una minaccia per il pianeta blu quest'anno. Se questi asteroidi assassini entrano in qualche modo nell'atmosfera terrestre e colpiscono il pianeta, allora non ci sarà alcuna possibilità per l'esistenza di umani. Concludendo, le affermazioni di Greg Leonard non sono per niente infondate. Se non facciamo nulla, prima o poi c'è la probabilità al 100% che un asteroide ci prenda. Grazie per l'attenzione e noi ci risentiamo alla prossima.